Stringe i denti, scuote la testa, cerca di pulirsi gli occhi. Alexander Vinokurov, la pioggia, il freddo, il vento, il fango, sono delle maschere di fango questi corridori. Thank you.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Quando pronunciai le parole «non abbiate paura», non potevo rendermi del tutto conto di quanto lontano avrebbero portato me e la Chiesa intera. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. E quelle parole appaiono come la fuoriuscita da un cattolicesimo catacombale, impaurito, sperduto. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. È l'annuncio di una fede viva, a viso aperto, non il Dio della sociologia, della teologia inquieta e annacquata, ma il Dio forte e misericordioso delle scritture, della certezza che consola, dell'abbandono che dà coraggio. Il Dio di Abramo, il Dio delle prove, della testimonianza, fino al martirio. È nuovo, giovane, forte, sembra il nuovo pastore, comunica sicurezza, fiducia, audacia. Oh,
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro, pie sinceri, sanctifice tuo nome tu, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Torime, inserimo ad appare Torime, ameno, ameno, lanciremo Torime. Ameno, comandare i ferrari, ameno, timere, timere, lanciremo, ameno. Thank you.
Damiano Cunego. Sul passo Furcia stacca tutti e va a riprendersi la leadership. Aveva soli 23 anni il Verona.
grande spirito e creatore della vita. Un guerriero va a te veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. Da lui benvenuto e lascia lui prendere posto in gran consiglio di mio popolo. È Uncas, mio figlio. Di lui di essere paziente e dà a me una rapida morte, perché loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook, l'ultimo dei Moicani. We'll be right back.
Oh,
the way you move, gonna make you sweat, gonna make you cry.